Bentornati amici appassionati di motori, siamo nuovamente nei nostri studi con una nuova puntata di 2-4 ruote passioni motori. Continuiamo a parlare di quattro ruote, a parlare di rally, lo facciamo con due piloti canalesani, il dottor Navigatore Canalesano di Lombardore, qui Alessio e il suo fratello Giuseppe Scarpa, benvenuti. Buongiorno, ciao a tutti, grazie di averci invitato. Iniziamo a parlare della vostra passione, da dove nasce, come nasce, perché proprio rally? Un motivo non c'è, cioè almeno per quanto mi riguarda personalmente, è nata credo insieme a me. Ormai ero un bambino, ne ho 43, avevo 3-4 anni quando ho cominciato a giocare con le macchinine da rally, solo quella, perché io mi ricordo un episodio, mio zio mi aveva regalato, sapendo che mi piacessero le macchine, mi aveva regalato una macchina da Formula 1. Ho pianto talmente tanto finché non mi ho portato a cambiarla e mi ricordo avevo preso un Audi 4. E ancora oggi mia zia me lo ricorda. Avevo scelto la macchina da rally rispetto alla classica Ferrari della Formula 1. E poi nel 2007 hai iniziato. Poi nel 2007 ho iniziato a correre, lì è nata, cioè ho messo in pratica la passione, esatto. E da lì oltre 60 partenze. Sì, purtroppo tanti ritiri. Però sì, comunque da lì. Siamo partiti insieme, all'inizio avevamo comprato una macchina insieme io e lui, da alternarsi alla guida, però ognuno facevamo gare diverse, per non io non navigavo lui, lui non navigava me, perché io ho paura, quindi poi la cosa non ha funzionato tanto bene e lui ha smesso per un po' e poi ha ricominciato a fare il navigatore e da lì non ci siamo quasi più fermati. Quest'anno due rally adattivo, il rally dei Vini Monferrini e la Ronda del Canavese. Sì, la Ronda del Canavese che per noi è la gara di casa, certo. Ci tiene in modo particolare, l'abbiamo fatto talmente tante volte che non la proviamo più, però... Però questo è va benissimo, cioè, comunque d'ergo ormai ce l'abbiamo un secondo, è inconsumato, quindi... Sì. Bellissima come prova e molto, molto, quest'anno poi è stato davvero molto particolare, molto bello. Molto particolare perché sembrava di essere stata sì, ma infatti c'è stata un'occasione più unica che rara e rinunciare a partire era proprio fuori discussione. È costata come 4 gare, no? Però correre sulla neve è veramente bello, è una bella emozione. Sì. Io mai corso sulla neve, mai provato le gomme da neve che sono una roba spaziale, non guidavo sulla neve perché non ho mai più nevicato da 10 anni, quindi gran bella esperienza, poi comunque è andata anche benissimo. Sì, si sarebbe potuto far meglio, poi per carità non era da tanti. No, all'arrivo no, però il tempo imposto sulla prima piva ci ha penalizzato di 7 minuti rispetto alla a quello che ha vinto il gruppo. Poi avete vinto con la classe 5. Abbiamo vinto la classe 5, mi ha fatto secondi di RC5, come quello che si chiama, e ha colpato l'N3 e tutto. Però abbiamo fatto anche un ottavo tempo assoluto e un dodicesimo, se non sbaglio. Non eravamo tantissimi per carità, no. Però una piccola soddisfazione. Sì, certo. E lo scorso anno avete fatto secondo di classe A5 del nazionale in zona 1 e nel 2016? Nel 2016 avevamo, che l'ho scoperto adesso, vinto la zona 2, se non ricordo male, che era facendo solo il Sanremo, che aveva un coefficiente più alto. È andata bene. E il vostro maggiore risultato? Ma che allora, nel 2012? Allora nel 2012 e 13 abbiamo vinto la classe al campionato Piemonte Valdaosta. Io finendo sesto assoluto, lei addirittura quarto, se non sbaglio, in tutti e due gli anni. Nel 2014, che era già il primo anno di Coppa Italia, si chiamava ancora Coppa Italia, abbiamo fatto secondi, che si andava a fare la finale a Roma, però abbiamo fatto 5 ritiri consecutivi e non è andata. È svanito. Il primo era bello perché l'anno cioè era consistente, l'anno dopo avremmo potuto fare tutte le gare di zona senza pagare le iscrizioni.
Era. È già qualcosa. Non era andata come poteva andare, però vabbè. Il navigatore. Il navigatore ha un ruolo fondamentale, importante, mi piace sempre ricordare l'importanza che ha. Assolutamente. Che tipo di pilota è? È un pilota molto sveglio. Che può essere un pregio e può essere un difetto. No, è un pregio secondo me, perché io ho provato a guidare, nasco tra virgolette pilota, cioè nasco, ci provo, non lo faccio neanche per me, però vedendo lui ho imparato molto, anche andare note, ad anticiparle, a ritardarle. Abbiamo un buon finito perché siamo fratelli. Sì, beh. Cioè, ci conosciamo molto bene. Quello è fondamentale. Ci arrabbiamo. Ah no, anche nei cavalcarsi. Può essere anche lì un pregio e un difetto essere sì, fratelli. Però, anche. No, perché voglio fare un manto, perché mio fratello è questo, però secondo me è un buon pilota e ci vorrebbe una macchina più. Voi correte col 106 rally? Sì. Corriamo col 106, la macchina è mia. Per quello che riesco faccio tutto io, tranne gli interventi più importanti, che poi sono quelli all'interno del motore del cambio, e quindi anche lì non è una bella cosa. Sì, certo. Sì, è anche un gran risparmio. Un po', sì. Vabbè, in termini di tempo, sì, e di impegno, ovviamente. Però, no. Però ho avuto. Riesco a far quello grazie comunque a tanti amici, tra cui Giorgio Malazzato, che è comunque il mio preparatore. All'inizio mi imbeccava lui, cioè in pratica mi metteva in condizione di farmi io le cose, mi fa, se no non impari mai. Ho imparato tardi, però nel tempo sono passato dal fare una gruppo N a fare una gruppo A, che con un po' di presunzione posso dire che è bellina, e mi riesco a gestirla abbastanza bene. Finché non si tratta di Roma, che bisogna mettere male dentro il motore, dentro il cambio, quindi un po' più. I prossimi appuntamenti, il Lana? Lana io. Tu correrai con... Fai sempre in classe A5 con un nostro amico che me l'ha chiesto. Poi è passato agosto... l'amico. Beh, se tu non lo fai. E a fine agosto, se tutto va bene, c'è anche il progetto di fare un rally in Sicilia, CRZ e Tinari. Ok. E dopo una settimana, ahimè, Torino. Insieme. Città di Torino. Città di Torino a settembre. Partirà dal centro di Torino? Solo l'arrivo, se non ho capito male. Sì, si parte dal Givoletto, l'arrivo al centro. Ah, ok. E le prove in Val di Lanzo? Sì, sono quelle del 2021, sì, esatto. Dovrebbero essere in Val di Lanzo. Sì, lì al contrario. Sì, lì al contrario, Mezzanile è la classica monastero. Monastero. Sì. Purtroppo hanno accorciato. Sì. Hanno tolto un tratto bellissimo. Da Sant' Ignazio giù a scendere è davvero bello, con le macchine piccoline. Certo. Va bene. Obiettivi? Obiettivi quest'anno li abbiamo mandati tutti a tempo, o meglio, forse loro hanno mandato a tendere noi diversi. La rottura del motore al Vigne di Montcarrine, che non ho fatto con lui, l'ho fatto con l'amico Paolo Contari, che è d'Imperia, e ha mandato un po' tutto. Ramendo, no? Poi il serbatoio mi è arrivato solo 2 settimane fa, avendo saltato 3 gare di CRZ. Sì, campionato ormai. Il campionato ormai è andato. Val d'Aosta? Val d'Aosta no, perché è troppo vicino col Torino, non dovendo fare il CRZ, facciamo quella che ci viene comoda. Sì, poi questa è anche vicina, quindi. Essendo quasi in autogestione, a parte l'assistenza in gara, trasporto facendo tutto noi, cerchiamo di fare le cose un po' più comode. Certo. Per non rubare troppo tempo. Allora. Uno sport in rally che forse ha, forse, poco spazio a livello di immagine e a livello di anche di mass media, sì. Se non quelli di settore. Cosa si potrebbe fare per riuscire a far crescere questo sport, che poi raccoglie tanti appassionati? Sì, ma secondo me non è mai stato uno sport molto popolare. Cioè, se andiamo a guardare gli anni 70-80, sì, ma perché non c'era altro. È comunque uno sport molto difficile da spiegare, da capire, ma già solo il sistema delle classi, il far capire a chi è fuori dall'ambiente, che una determinata macchina magari può far parte di 4 classi differenti, 3 classi differenti, come nel caso della 106,
gente magari già solo nel capire ci rinuncia a prescindere. E il fatto che sia costoso, che comunque ci stanno da fare dei sacrifici già solo per andarla a vedere, e secondo me a livello di piloti quello che manca, cioè, è l'obiettivo che una volta abbiamo monetato, cioè vendere un prodotto come nei tempi della Lancia Delta, sì. Poi delle varie Ford Escort e tutto, che hanno fatto delle macchine che erano delle icone. Oggi non c'è più, oggi abbiamo la Puma che è un SUV a livello realistico, lontano in cielo e in terra. Però il prodotto c'è, cioè, sono spettacolari, sono molto più spettacolari che allora, però perché non attacca, cioè, con la pelle della gente? Un appassionato non lo credo qual è il problema. Per quanto riguarda la nicchia delle liste, secondo me ad altissimi livelli dovrebbero fare un passo indietro, avere delle macchine più umane che comunque si possono vedere comunque con la filosofia che c'era una volta, cioè la domenica vincevano, la settimana le vedevo le concessionarie comprare. Cioè. Sì, un certo dominio Skoda che sta facendo un po' da padrone. Assolutamente, però lì parlando con tanti piloti che comunque le sanno usare davvero molto bene quelle macchine lì, e le macchine sono tutte belle, tutte le Rally2 o R5, anche qualcuna più vecchia come la Polo è ancora... Un 208, sì, ormai è nel dimenticatoio, però cioè, la differenza lì la fa nel reparto corto, il reparto clienti, Skoda lavora bene. Come tutti, ma poi c'è anche l'amore, per carità, magari potrebbe anche essere una macchina più facile da guidare. Dicono che sia perfetto. Sì, ma detta dei piloti che guidano, cioè la fanno di lavoro, non sarebbe così, sono tutte lì, cioè la differenza potrebbe essere un decimo. E... però se di fatto comunque hanno ragione loro. Sì. È un monomarco ormai. Sì. Un po' noioso per certi versi, però. Così è. E quindi abbiamo detto che i prossimi quali sono i vostri obiettivi e riuscire a... Ma adesso vedevo di fare il Torino, non so ancora se lo faremo con la mia o a noleggio, forse proviamo un attimo le 5. E poi vorrei rifare il merende, vorrei rifarlo per una gran bella gara. Poi non ho guardato il calendario, ma penso che ancora da settembre in poi 2-3 gare le faremo ancora, ma sono delle gare forti. Sì, vabbè. Sì, ormai è una stagione. Sì, l'importante sì. È divertirsi comunque. Assolutamente, quello non manca mai, quindi bene quello. È un modo per avvicinare i giovani a questo sport? Di base la passione, aver voglia di fare tanti sacrifici. Che secondo me oggi si è un po' persa, ma non è colpa di loro, è colpa perché dei costi. No, dell'andazzo, dell'evoluzione, è normale che internet, i giovani sono più comodi di noi, è normale. Noi siamo più comodi di ci loro. Il modo, anche lì, andiamo sul discorso del perché non attacca alla gente, ai rally. Oggi sono molte più distrazioni rispetto a quando siamo appassionati. C'era solo quello. Sì, io mi ricordo quando ero ragazzino io, gli amici che giocavano a calcio, facevano dell'altro, io dicevo andiamo a vedere i rally, andavo tutto a vedere la gara, siamo tutti a vedere la partita di calcio, tutta la partita di pallavolo. Oggi non succede più, non so. Sì, si è un po' perso. Certo. Si è un po' andato a perdere. La vostra gara preferita? Di quelle che avete fatto? È quella che vorreste fare, che non avete mai fatto? Ma come gara preferita, una in particolare non ce l'ho. Ho delle prove che mi piacciono in modo particolare. Una... Da guidare è molto bella il Nis, fatto nel senso diverso. Un'altra molto bella, siamo a due del Torino, è la Balaggero come l'hanno fatto Monastero. Come l'anno scorso. Sono molto belle le prove nella zona di Canelli perché sono tutte lisce, molto guidate, comunque abbastanza veloci e molto rotte, già mi piacciono per quello. Perché Castiglione anche delle bellissime prove. La mia gara preferita è Castiglione. Sì,
Castiglione, sì, è vero. Castiglione, sì. Davvero bella, perché è una gara che anche con le macchine piccole ti permette di fare un po' la differenza. Infatti che l'anno scorso abbiamo fatto 25esimi assoluti su 75 arrivati, no, l'anno scorso abbiamo fatto delle gare dove alla fine il nostro riferimento era Cavelli, col 106-2, visto che a livello di prestazioni il nostro amico Cavelli, sì, esatto, uno che c'era, quindi bisogna andare a cercare chi è che tante volte essere vicino a lui con un N2 che va leggermente più forte rispetto alla mia, per mille cose che non spiego diventerei noioso. Beh, assolutamente regolare, c'è da dire, cioè, diciamo, sintetizzo che il 106N2 è più semplice da guidare del 106A5 e lì, essendo vicino a Caveglia, l'anno scorso sono stati felici di far quello, immagino. Che lui comunque è uno che ci mette anima e cuore, poi è un gran piede. Ma poi va forte, guida bene. Io, quando pubblico un Camaracar, sempre gli chiedi, anche stuzzicarlo, ma sei andato forte, hai fatto... Un po' di spettacolo deve fare, se sì, non sarebbe lui. È servito come riferimento, quindi... Guarda, sì, ovvio, uno deve trovare uno stimolo, sì, qualcuno da... non da imitare, sì, però... con il quale da confrontarsi, trattarsi diverso, sì. Poi se andiamo a vedere, poi io per il mio carattere, per esempio, polemico, troppo autocritico magari, non mi accontento mai. un po' come Fabri, anche lui non si accontenta, uno che non si accontenta mai. L'anno scorso l'ultima prova del Castiglione, col buio, è stato solo di 10 secondi. Arrabbiatissimo. Sì, arrabbiato, sì. Perché un tratto l'ho fatto davvero piano e poi alla fine abbiamo visto il 23esimo tempo assoluto, lì mi sono un attimino calmato, però ho detto però no, insomma, potevamo toglierne ancora 10. Si poteva far di me, basta. Sì, fatto, ormai basta. È uno stimolo, chiamiamolo così. Certo, e il rapporto con tra piloti non è, immagino, uguale con tutti? No, però a dispetto di quello che si dice in giro, c'è un bel rapporto con tutti. C'è un bel ambiente. Assolutamente sì. Cioè, infatti mi trovo sempre a discutere con quelli, ma una volta era... No, io non ci vedo nulla di... Cioè, noi siamo... Ma io, lui... Ma in tutte le classi in cui abbiamo corso, ci siamo sempre provati a mangiare fuori, a far festa, andare a provare insieme, a vedersi fuori, anche fuori con tante persone, quindi... Sì, anche perché poi è una passione, un divertimento, cioè non siete professionisti. No, e no, quindi anzi. Tutta questa rivalità... Non per pensare alla fine del tempo. Sì, no, la rivalità c'è una volta messo il casco, però... siamo tra quelli che ci siamo fermati anche in prova da una mano, certo, per dire, piuttosto che fuori, alla fine il bello delle gare è quello. Assolutamente, per me è un bel ambiente ancora, come credo lo sia sempre stato. Meno male. Noi vi ringraziamo di essere stati i nostri ospiti. Ma grazie a voi. In bocca al lupo per le prossime prove. Crepi il lupo. Speriamo di interrompere queste... magagne, queste sfighe, diciamo. Speriamo. Ci proviamo. Purtroppo però non possiamo comandare. No, purtroppo no. Grazie mille. Ma grazie a voi. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Obiettivo News. Ricordate, vi ricordo di continuare a seguirci su ANTV Web e su tutti i nostri canali social. Alla prossima settimana.